un gol che è stato propiziato dall'ex biancorosso Adami, che vedete riesce a servire Benaglia, tutta un'azione di prima, ecco Crotti, scende Rocca Tagliata, ancora Crotti, e il gol che dà l'1-0, la Virescite che gela lo stadio, il pubblico biancorosso ha sostenuto tutta la... è uno spunto, ecco, di Madonna che gioca ora con la fascia di capitano per l'uscita di Snidero, ecco il suo centro, vedete un controllo infelice di Adami che involontariamente serve Tomasoni, che in mezza rovesciata manda il pallone proprio neggiato a Modena, e qui siamo 3 minuti dopo, ancora Madonna scatenato, vedrete ora che triangolerà con Foscarini, ah no, questo è, sì, è ancora sempre Madonna, ecco che arriva Foscarini, c'è il triangolo, vedete Madonna che viene atterrato, è un calcio di rigore nettissimo, il fallo è proprio all'ingresso dell'area di rigore ma dentro, e Nicchi, che è l'arbitro di Arezzo che ha diretto questa gara, non ha esitazione a concedere il calcio di rigore, segna Madonna, e contemporaneamente viene la notizia di un gol messo a segno dal Varese. In realtà il Varese aveva colpito un palo, la palla aveva rimbalzato sulla linea non si sa se di qua o di là, e il pubblico e i giocatori del Varese avevano chiesto il gol che invece l'arbitro non ha convalidato, quindi per un attimo si era sparsa la voce che addirittura stesse vincendo per 2-1 il Varese contro il Modena. Qui siamo al terzo ed ultimo gol, ancora un'azione di Madonna che viene atterrato proprio all'ingresso dell'area di rigore, un bel contropiede, il pallone gli era stato servito da Simonetta. Il calcio di punizione è un numero del repertorio di Beppe De Gradi, che manda un pallone a Palombella proprio sulla destra del portiere Palombella.